Buon pomeriggio a tutti. Scusate il nostro quarto d'ora accademico, diciamo, ci sono state un po' di difficoltà, fortunatamente adesso risolte, e quindi perdonate questi qualche minuto di ritardo, ecco. Iniziamo perciò questo nuovo ciclo dopo le pillole di archeologia, questo nuovo ciclo di incontri, questa volta si chiama Vis-à-vis Archeologia Colloquio. L'idea è proprio quella di parlare, un dialogo vero e proprio tra i co-direttori di CAMNES, oggi sarà Stefano Valentini a mediare l'incontro, e un ospite direttore di un'importante campagna archeologica nel mondo. Oggi è il turno di Nicola Laneri, archeologo e antropologo, professore associato in archeologia e storia dell'arte del Vicino Oriente presso l'Università di Catania, direttore della School of Religious Studies di CAMNES, chief editor della serie Oxbow Material Religion in Antiquity, autore di centinaia di contributi tra saggi e articoli, ha partecipato e organizzato numerosissimi convegni e workshop internazionali, si è formato sia a Roma con laurea e specializzazione, sia a Napoli con il dottorato all'Orientale. Tra il 2000 e il 2001 è stato Visiting Scholar e Fulbright Fellow presso il Dipartimento di Antropologia all'Italian Academy alla Columbia University di New York. Tra 2002 e 2004 è stato Visiting Lecture Borsista CNR presso il Dipartimento di Settlement Archaeology della Middle Eastern Technical University, la METU di Ankara in Turchia. Tra 2005 e 2006 Research Associate all'Oriental Institute dell'Università di Chicago e dal 2017 è co-direttore del GARCAP, il Ganja Region Archaeological Project di CAMNES in Azerbaijan. Queste sono solo alcune dei vari titoli, delle varie attività che ha svolto Nicola Laneri, che adesso vi verrà presentato da Stefano Valentini. Vi ricordo soltanto che nel box sotto al video è possibile scrivere commenti, quindi se avete dubbi, curiosità, scriveteci, così durante il video Nicola potrà rispondervi. Grazie a tutti, adesso appunto vi presento Stefano Valentini. Buonasera a tutti, benvenuti a questo primo incontro di Vis-à-vis. Ringrazio la dottoressa Santini per questa presentazione, introduzione del nostro ospite, Nicola Laneri, a cui chiedo di collegarsi su questa nostra piattaforma, a cui do il benvenuto. Buongiorno a voi, ciao Stefano. Ciao Nicola, Grazie ci vediamo Valentina nel per le Zoom. belle parole. Siamo amici oltre che colleghi e quindi manterremo questo profilo low profile che penso si adatti anche a questo format che noi vogliamo esplorare. Valentina ci diceva appunto che ti sei formata inizialmente in Italia, laureata e specializzata alla Sapienza, dove hai studiato con Paolo Mattie. E, scorrendo il tuo CV, leggevo che hai partecipato a questa campagna di scavo ad Ebla nel 91. Che ricordi hai di quella campagna di scavo del professore? Sono passati un Ma po' di i anni, eh. ricordi, eh sì, devo dire che i ricordi sono belli per tutto il viaggio. Ero andato già in Siria nell'89 con la missione Oriental Institute di Tel Banat, e ai tempi mi chiesero, avevo 19 anni, di stare 10 settimane in condizioni climatiche e ambientali assai disastrose, mi ricordo. Però ebbi il piacere a Banat di incontrare Gil Stein, che poi è diventato direttore dell'Oriental Institute di Chicago, un carissimo amico con cui ho imparato a fare la survey per la prima volta nella mia vita. Arrivai a Ebla quindi l'anno dopo, e ai tempi si atterrava ad Aleppo e si arrivava al Baron Hotel, questo luogo straordinario pieno di ricordi e di memorie da Agatha Christie a Leonard Woolley e via dicendo. E da lì si prendeva un taxi per andare sulla strada per Homs, per andare a Tel Mardikh. La casa della missione era una casa italiana, era un luogo straordinario che Paolo aveva costruito, se non mi ricordo male, negli anni 70, e aveva ampliato, ed era gestito da questo straordinario personaggio di cui non mi ricordo
il nome, ma che ci faceva il caffè dopo pranzo e sapeva fare la pasta asciutta in modo impeccabile. Stessa cosa che avveniva e credo avvenga ancora da Svante Pè. E quindi il 91, scusatemi, fu un'esperienza straordinaria. Era appena finita la prima guerra del Golfo, sembra archeologia, sono passati veramente tanti, tanti anni. E si raggiungeva, vi ricordo, dal compound, dalla casa della missione, si raggiungeva a piedi o in macchina, c'era il Land Rover del prof, però tendenzialmente tutti noi andavamo a piedi. Quando dici noi, i ragazzi, chi era con te in missione? In missione c'era tutta gente che adesso è straordinario, associato, e devo dire, quello che ha detto giustamente Paolo quest'estate quando ha presentato il libro, ha detto: avevo due sogni nella vita, avere una missione per tutta la mia vita, alla fine c'è riuscito dal 64 al 2011, e creare una scuola. E la scuola l'ha creata, perché ci sono io a Catania e c'era Niccolò Marchetti, credo che ci sia una differenza di un anno tra me e Niccolò, c'era Lorenzo Nigro, che è 2 anni più grande di me, c'era Luca, credo che sia la mia stessa età o di un anno più piccolo, Luca Peronel, e chi altro c'era? C'era Stefani Mazzoni, c'era Franz Spin, c'era Gabriella Scandone, la moglie di Paolo, e c'era Alfonso Archi. E la cosa che per noi era più divertente, tornavamo tutti quanti zozzi e rossi dal sole, e i filologi, lui e Pelio Pronzalori e Bannabiga, tornavano da Idlib o dalla stanza dove si leggevano le tavolette, bianchi, senza un goccio di sudore, niente, una goccia di sudore, niente. Però la cosa, l'aspetto straordinario, ancora mi ricordo quando lo vedo, glielo dico sempre, di Alfonso Archi, è che il pomeriggio alle 6:30, 7, prima di cena, andava a farsi 10 chilometri lungo le mura del Medio Bronzo, quindi correva in questo luogo. Infatti ogni tanto prendeva una storta, via dicendo. Però era il suo esercizio fisico, un'ora a correre lì, a guardare il tramonto, poi che trovavamo questa cosa assai divertente. La missione dal punto di vista archeologico è stata per me, devo dire, dal punto di vista scoperte, non straordinaria, perché abbiamo scavato quella struttura che si trova di fronte alla Piazza delle Cisterne, nell'area sacra di Istria del Bronzo Medio, ed era una pietraia. Però devo dire che con Paolo nacque un ottimo rapporto. Quando avevo 22 anni mi disse, mi fece complimenti per come scavavo, per l'esperienza che avevo fatto con gli americani, che poi ho continuato. Con gli americani poi è proseguita anche dopo quella campagna, perché tu hai fatto prima una campagna con McClellan e Gitstein in Siria, e poi hai scavato tra il 93 e il 97, quindi dopo ad Assinevi, in Turchia. Esattamente. È sempre Archi, dice giustamente, io c'ero, che il buon Gilstein iniziò la salve nell'89 di tutta la zona nord di Raqqa, oggi nota per altri eventi tristi e per la presenza fino a pochi anni fa del Daesh, di una roccaforte del Daesh, da Raqqa e Manbij. Noi eravamo a nord, dormivamo a Tel Banat, che si trova, se mi ricordo, un po' leggermente più a sud, scusate, di Manbij. Questa carta che forse ci aiuta. Sì, no, è a sud, sì, è leggermente a sud. Non abbiamo scavato in quelle 10 settimane, poi io ho retto 8 settimane, perché era veramente stata un'esperienza traumatica. Eravamo io, Ann Porter, Alan Lupton, che poi ha scritto un bellissimo libro sul tardo calcolitico, pubblicato da Barr, e chi altro c'era? Credo ci fosse Ann Schaffer, e poi qualcuno che mi scrive, un australiano che faceva il topografo, ed era la prima missione con tantissimi soldi, e mi ricordo che avevamo uno chef straordinario, che era lo chef della missione francese di Palmira, era stato, e faceva delle prelibatezze straordinarie. Però e quindi con Gilstein abbiamo fatto la survey, e a un certo punto è arrivata la polizia che porta Gilstein, non dico in galera, ma quasi, perché Tom McKenna si era dimenticato di firmare la richiesta, per la survey, quindi pensava che fosse una spia americana. Ai tempi non c'erano degli ottimi rapporti tra Siria e Stati Uniti, e quindi quello che poi diventerà
il direttore orientalista è stato arrestato e portato, non mi ricordo più se a Manbij o a Raqqa. E da lì però nacque una straordinaria amicizia con Gil, che nel 92 si spostò dalla Siria in Turchia all'interno del progetto del GAP Project turco, e iniziò a scavare lungo l'Eufrate ad Aginebi, una importante enclave Uruk, e lì devo dire però sono stato più fortunato, ho scavato una struttura cerimoniale terrazzata del periodo tardo Uruk insieme a Mark Schwartz, e devo dire che quella missione è stata straordinaria. Ho incontrato anche lì bellissime persone e straordinari colleghi e amici come Reinhard Bernbeck, Susan Pollock, Augusta McMahon, Jason Ure. È stata, devo dire, quella con cui è stata una bella un'esperienza. Palestra, immagino, tutte queste sì, persone. E poi devo dire la verità che erano avere a che fare, incontrare Henry Wright, per me è stata una delle esperienze più belle della mia vita, dialogare, e poi avere la fortuna nel 96, aver avuto la fortuna nel 96 di essere chiamato da Guillermo Algazze per scavare a Titricho Yuk, che devo dire è stata poi la svolta della mia vita. Questa slide. Quello sì, è un giovane archeologo. Quella è la foto che ho messo sul mio primo volume, la prima mia monografia, dedicata alla ritualità funeraria nella Turchia, nell'area dell'Eufrate, del medio alto Eufrate durante il terzo millennio, a cui tengo molto, perché quello è l'anno in cui ho incontrato mia moglie, nel 1998, ed è lo scavo dei famosi plaster basin, come si dice in inglese, di questo bacino lustrale su cui abbiamo trovato i corpi deposti in posizione di articolare, principalmente crani, di 19 individui. Una curiosità, Nicola, scusami se ti interrompo, ma Guglielmo Algazze, che è noto a tutti ovviamente per i suoi studi e le sue pubblicazioni, ora qua ne vediamo una più importante forse, ma come archeologo sul campo com'era lui? È una curiosità personale. C'è sempre la frase, la conoscete pure voi, perché dicevo sempre ai beverdotte, go to the floor, not through the floor, nel senso che il suo obiettivo, io ricordo che a un certo punto ha avuto per un anno la trincea accanto alla sua, lui ha tenuto la trincea per una settimana, e io mi giravo, io stavo, che ti posso dire, a un metro sul livello di pianoro, e lui invece era già a 3 metri, e gli dicevo, scusami, Guillermo, ma il muro che ho io, tu ce l'hai? E io ho detto, no, the important things, Nicola, remember, all these walls have stone foundations, don't worry, mud brick walls, they're not important. Quindi l'obiettivo era sempre quello di andare a trovare le fondazioni. Perché il problema, forse lo possiamo dire per le persone che ci ascoltano e che non sono magari esperte di archeologia del Vicino Oriente, il problema degli scavi del Vicino Oriente è sempre più o meno lo stesso, cioè quello di avere la capacità di rintracciare queste strutture in mattone crudo, che sono estremamente labili e anche non semplicissime da riconoscere sullo scavo. Quindi quando un muro ha una fondazione in pietra si è sicuri di trovarlo, viceversa si può anche distruggere completamente una struttura. No, Guillermo, devo dire, una volta, perché ero mezzo rimbambito, non avevo dormito bene perché dormivamo in tenda, ecco, diciamoci la verità, le condizioni rispetto a Ebla erano straordinariamente diverse. Dormivamo in tende, immaginatevi ad agosto, andavamo, la missione era luglio-agosto, avevamo una scuola che sarà stata grande 20 per 10 metri, quindi 200 meno, forse anche di meno, 150 metri quadrati, un unico stanzone dove c'erano dentro 50 persone, eravamo circa 50, che condividevano questo spazio dove si studiava e dove si faceva la pennica tra le 2 e le 3 e mezza, altrimenti si andava in tenda ed era una sauna, che faceva un caldo bestiale, non avevamo acqua corrente, avevamo un bidone che ci serviva per fare la doccia, e quindi ogni tanto tiravi una picconata e prendevi qualche oggetto per sbaglio, e Guillermo veniva da me e mi diceva sempre in inglese, Nicola, remember, we have conservators for this, don't worry, non ti preoccupare, ci sono i restauratori per questo ripago. Quindi era sempre, devo dire, è sempre stata una persona umile, straordinaria, considerando che aveva vinto l'anno prima uno dei premi più importanti, la MacArthur Foundation.
Chicago, che è uno dei templi dell'archeologia del Vicino Oriente a livello mondiale. E ricordo perché in quell'occasione ci siamo visti a Chicago, tu organizzasti questo incredibile convegno alla fine di questi 2 anni che poi ha portato a questa pubblicazione che vediamo adesso sullo schermo, Performing Dead. Ma alla fine comunque sei rientrato in Italia, no? Dopo tutti questi soggiorni all'estero, questi anni passati fuori dall'Italia, alla fine sei comunque rientrato, no? Immagino non perché a Chicago faceva troppo freddo, anche se quel febbraio che sono venuto io erano tipo meno 12, meno 15, era veramente freddo. Qual è stata la ragione per cui alla fine hai cercato e sei riuscito a tornare in Italia? Ma credo che sia, non lo so, io penso che alla fine sia, io ho una moglie americana, come tu ben sai, non ama questo, chiamiamolo forse provincialismo, ma sono legato al mare, sono legato al vulcano. Essere tornato a Catania per me è stato alla fine un ritorno piacevole, e un luogo da cui pensavo di essere fuggito perché, boh, non lo so, perché volevo conoscere il mondo, e devo dirti la verità, alla fine ci sono riuscito. Ho incontrato delle persone, sono stato fortunato, perché prima Paolo Mattie, Marcella Frangipane, Mario Liverani a Roma, poi con Lisiao, Maurizio Tosi, Maurizio Taddei, Gerardo Gnoli, Massimo Vidale. Beh, sei stato molto fortunato ad avere tutti questi riferimenti. Fortunatissimo. Oggi non credo che sia possibile, non lo so, sì, forse, spero che, no, che i miei allievi considerino me allo stesso livello, ne so, di un Gilstein, non lo so, spero. Però poi ho incontrato a Napoli una figura che mi ha veramente segnato, è stato Bruno D'Agostino, che mi ha indicato la strada per gli studi dell'archeologia funeraria, e quei due volumi che tu hai presentato sono figli di quella dialettica straordinaria che ho avuto con questo studioso, che secondo me in Italia non ha avuto quell'importanza e quella rilevanza che invece ha avuto all'estero. È stato forse uno dei due o tre studiosi italiani che si è occupato di archeologia teorica, e fu lui che mi mise in contatto con Ian Odde, con cui ho ancora un ottimo rapporto, e che è venuto a Catania, che ha fatto 2 study season a Catania, che si è innamorato di Catania, che ha preso in carico un mio studente per farlo diventare, devo dire, un giovane studioso di grandi prospettive. Quindi a Bruno D'Agostino devo, a Bruno, a Paolo, a Guillermo, a Gil, sono quelle 4 figure, e a Gerardo Gnoli anche, perché era un gran signore, ed era uno che aveva a cuore le sorti dell'Italia accademica, ed era consapevole che saremmo andati verso una discesa. Oggi, devo dire la verità, questa discesa mi sembra che stia terminando, perché la possibilità di fare lezioni online, l'essere tutti alla stessa stregua, non avete bisogno delle grandi infrastrutture, sta portando, secondo me, porterà l'Italia a una nuova vita. Questa è la mia sensazione, lo vedo con gli studenti che sono contentissimi di queste lezioni online, anche per quelli che prima magari lavoravano e non potevano seguire le lezioni. Però devo dire la verità, sono stato fortunato perché sono stato curioso. Devo dire che la curiosità non ammazza i gatti, come era il nome di una band americana, curiosa di Kill the Cats, ma stimola, aiuta, e bisogna essere sempre in movimento, anche quando ritorni a Catania, perché comunque sia, adesso devo dire grazie anche a voi, alla creazione di quella School of Religious Studies, oggi si è aperta una nuova linea di ricerca, che è quella della materialità nel mondo della religiosità antica, che mi ha permesso di scrivere dei volumi, di creare una nuova linea, una nuova serie editoriale, e adesso Bloomsbury mi ha appena, infatti sono arrivato in ritardo all'incontro con voi, mi ha appena proposto un handbook, una sorta di volume enciclopedico da curare su Material Religion in the Ancient Near East. Quindi devo dire la verità, è stata sono tutte esperienze belle. La curiosità, secondo me, è quello che poi ti porta
a raggiungere dei buoni risultati. E riguardo agli scavi, no? Parliamo un po' di scavi. Torniamo sulla ciccia, dai. Condivido lo schermo così faccio vedere anche qualche slide. Noi ci siamo in pratica conosciuti sullo scavo di Ribemerdon Tepe, Turchia. Ci siamo conosciuti. Ho organizzato il primo convegno dei giovani archeologi italiani a Napoli nel 2001, se non mi ricordo male, nel 2002. Ah, è vero, no? Sì, forse. E devo dire la verità, prima ho avuto un maestro, perché adesso parliamo di maestri, in commissione di dottorato, che mi fece complimenti, il caro Paolo Emilio Pecorella, a cui va il nostro saluto, perché è stata veramente una bellissima persona. È stato un incontro veloce durante la seduta di dottorato, ma mi fece dei bei complimenti e stimolò il nostro rapporto per il Benedon Tepe poi alla fine. E quello scavo lì è iniziato nel 2003. È iniziato un po' tutto lì, immagino, anche il tuo interesse per certi aspetti dell'archeologia, archeologia funeraria, archeologia religiosa, perché lì, insomma, quello scavo, diciamo, nella sua scala, perché ovviamente trattandosi di uno scavo di salvataggio la scala era estremamente ridotta, però ci ha riservato delle grandi sorprese, no? E quindi alla fine continuo a condividere lo schermo e faccio vedere, questa è la copertina del volume curato da te, il final report, e poi tra l'altro ci siamo guadagnati anche la copertina nell'Oxford Handbook di Ancient Anatolia, perché quella è una delle placchette scavate da noi a Benedon. Ma devo dire che l'aspetto che mi è più piaciuto del progetto di Ribemerdon Tepe Archaeological Project è stato riuscire a raggiungere quello che i miei due maestri americani, Kiel Stein e Guillermo Case, mi avevano sempre detto: che piccolo non vuol dire minore complessità, cioè la complessità non è necessariamente il grande insediamento o il grande progetto. Anche Marcella Frangipani ha fatto di Aslan Tepe uno straordinario progetto che oggi è conosciuto in tutto il mondo, ma l'obiettivo era trasformare un sito, uno scavo di un sito di insediamento di circa 1,5-2 ettari in un progetto internazionale di valore internazionale. E una volta, dialogando con un altro collega, Daniele Morandi, io dicevo: ma forse avrei bisogno di un progetto più grande, di una grande città, lui mi disse: ma per quale motivo hai trasformato il Benedon Tepe in un insediamento da un progetto minuscolo in qualcosa di livello internazionale? Avevamo collaborazioni col CNRS, con l'Università di Kiel, con Harvard University, con Mark Schwartz. Questo è l'album di famiglia. Infatti, ecco l'album di famiglia, capito? Ci ha portato anche alla creazione, gli ha portato alla creazione di Cannes. Quindi è stato un progetto, devo dire, che è stato concepito in modo, perfetto. Quello che voi non percepivate, non capivate, ovviamente, era la parte complessa, la complessità organizzativa, il dover avere a che fare con la burocrazia turca, il dover gestire. Scusa se ti interrompo, perché tu quel ruolo lì di direttore dello scavo, che in genere è un ruolo ricoperto da persone che hanno comunque una posizione accademica stabile, tu lo hai ricoperto in realtà quando ancora non avevi una posizione fissa, e quindi era ancora più difficile, è stato ancora più difficile, immagino. Ma devo dire che ho avuto il vantaggio di avere voi, che sullo scavo mi avete fatto quel lavoro di field directorship e di lavoro sui materiali, perché anche tu portasti Anacleto D'Agostino, e devo dire che la scuola di Pecorella si sentiva sia a livello di scavo con te che di lavoro sui materiali con Anacleto, sulla ceramica in particolar modo. Se non ci foste stati voi, cioè, quello che voglio far capire è che la missione non è il direttore, la missione è un gruppo,
è come una squadra di calcio, e il direttore d'orchestra che deve saper far suonare il violino, la viola, il pianoforte insieme e dare voce a tutti quei 20-30 individui che partecipano alla missione. Però devo dire la verità che all'inizio fu difficile perché ero giovane e non sapevo gestire alcuni aspetti. Ricordo che effettivamente ci furono un po' di problemi a livello logistico. A livello logistico stavamo veramente lontani dal mondo civile, ed è per questo che nessuno prese il benvenuto. E quando iniziai, tutti i miei colleghi turchi mi prendevano in giro e ho detto: ma come ci vai? A cavallo dello scecco, come si dice a Catania, a cavallo dell'asino. E non so se ti ricordi, però è stato quello anche un aspetto molto, molto bello della missione. Stare nel villaggio di Akhmetli, per me oggi, ne parlavo prima con mia moglie e con Emilio, mio figlio, che Teppe aveva 2 anni e mezzo quando è venuta la prima volta in missione, è stata un'esperienza selvaggia, bella, devo dire. Io mi sono divertito oggi, hai sempre una memoria positiva, non so voi, però è stata una bella missione. E quello che ha detto Marco Morigi alla presentazione di quel volume del Final Report, devo dire, è stato uno dei complimenti più belli che abbia mai ricevuto. Ha detto: è difficile vedere una missione che dopo 2 anni pubblica un Final Report. E noi siamo riusciti dal 2003 fino al 2013, 10 anni, che era l'obiettivo, il mio obiettivo primario, siamo riusciti a scavare, a lavorare sui materiali e in 3 anni a pubblicare il Final Report, che oggi è anche online. Quindi siamo riusciti a dare anche una versione moderna nel 2016, ai tempi nessuno ci pensava, di avere un open access, una missione open access che oggi è chiusa ed è in mano a tutti quelli che vogliono accedere ai materiali di Benvenuto. Pubblicato e anche musealizzato, perché come abbiamo potuto vedere su quelle delle vetrine, i materiali più significativi sono anche esposti al museo. Sì, che devo dire anche una bella attività di musealizzazione hanno fatto i turchi. Peccato che a Diyarbakir in questo momento non ci vada più nessuno per problemi politici. E mi manca la Turchia, devo dire la verità, anche se ho trovato in Azerbaigian sicuramente un luogo e dei colleghi molto ma molto aperti. Veniamo all'Azerbaigian, perché tu hai fatto una campagna di scavo anche in Iran, che è stata una parentesi, diciamo così, e poi hai accettato la nostra proposta di prendere la direzione di questo progetto che tu hai fortemente voluto in Azerbaijan. E devo dire, tutto sommato, che comunque è stata una scelta, no? Perché bene o male tutti i nostri colleghi, soprattutto quelli in cattedra all'università, avevano più o meno ripreso le attività in Vicino Oriente, escludendo la Siria, però spostandosi prevalentemente in Iraq. E tu ci hai proposto, e noi abbiamo accettato ben volentieri, questo progetto in Azerbaijan, che è un po', lo dico bonariamente, ma è un po' la periferia del Vicino Oriente. Però alla fine, anche in questo caso, credo che tu un po', credo sia anche la tua fortuna innata, che all'archeologo non fa mai male, ma un po' anche la lungimiranza ci sta dando delle grosse soddisfazioni, dei grossi risultati. Ma io ho visto, devo dire, negli anni, grazie anche al rapporto con Giulio Palumbi, che adesso al CNRS, mi auguro che prima o poi tornerà in Italia, perché è un cervello che dovremmo fare rientrare. E Giulio ha investito sul Caucaso, e lentamente molte persone, per motivi politici e per motivi logistici e di costi, hanno deciso di spostarsi. Tra Georgia, Armenia e Azerbaijan, credo che ci siano ormai una trentina, una quarantina di missioni. Anche Adam Smith, ovviamente, Catherine Marrow, Lauren Risbet hanno immaginato un percorso in quella direzione. Per me è stato diverso. C'è un capitolo all'interno dell'archeologia della morte dedicato ai Kurgan. Era un sogno che avevo da quando ho iniziato a occuparmi di cultura funeraria, ed è un ritorno alle origini in un certo senso, qualcosa che avevo abbandonato
con lo scavo di Bemerton Tepe e mi volevo confrontare col Kurgan, anche perché sono quei monticoli meglio descritti, i funerali meglio descritti da Erodoto, che sono quelli di epoca più tarda rispetto a quello a quelli che stiamo scavando noi. Ma in particolar modo parlando e dialogando con Giulio Palumbi, che si occupa di cultura curaraxe, che questa cultura che va dalla metà del IV fino alla metà del III millennio avanti Cristo, è una cultura nomadica che caratterizza il Caucaso, ma che poi continua geograficamente verso l'Anatolia sudorientale per arrivare quasi in ambito levantino. Vi sono dei contesti in cui vi è questa ceramica cosiddetta red black burnish ware, ceramica rosso-nera brunita, e l'obiettivo mio era cercare di capire meglio le dinamiche sociali di questo contesto attraverso lo scavo di questi kurgan comunitari di cui Giulio Palumbi aveva parlato e che il mio co-direttore Bakhtiar Jalilov aveva iniziato a scavare da quando era giovane, perché è il luogo dove si trova il suo villaggio. E una cosa che per me è importante, un aspetto che per me è importante nell'essere archeologo che lavora nel vicino Oriente, è quello di dare un'opportunità a chi lavora lì di essere riconosciuto e visibile all'estero. Questa è stata anche una missione che ho portato avanti al Bemerton Tepe, e come ben sai, con Alux Alamantimur, con Tuba Oxe, con il Maas, con tanti studiosi turchi, grazie all'organizzazione di una serie di workshop e di convegni, alla fine i loro dati sono stati accessibili, sono diventati accessibili anche agli studiosi del mondo occidentale. Giustamente una volta mi fece notare un amico e collega, Glenn Schwartz, pochi leggono il turco, e quindi gli scavi, che ne so, di Tuba Oxe a Greviri, che non erano molto conosciuti. È la stessa cosa. Che l'aspetto linguistico non è secondario, cioè tu hai questo grande vantaggio che ti è costato indubbiamente fatica, però la conoscenza della lingua aiuta molto ad abbattere la barriera culturale. Quindi, al di là dell'aspetto scientifico, quello che ho sempre notato sia in Turchia e che noto anche adesso in Azerbaigian è che riesce a instaurare le relazioni umane ad un livello che in genere non si raggiunge tra colleghi, perché tu, attraverso la conoscenza della lingua, riesci chiaramente ad entrare in contatto e anche in sintonia con queste persone che si sentono più a proprio agio, credo, parlando la propria lingua. Ma perché bisogna anche cercare di rompere quelle dicotomie Occidente-Oriente che hanno segnato e che continuano a segnare l'archeologia vicino orientale. L'obiettivo è quello, per questo ho sempre puntato a progetti di nicchia, perché è più facile gestire i due aspetti, l'aspetto organizzativo, l'aspetto dello scavo, ma anche l'aspetto umano di relazionarsi con tutti questi studiosi che lavorano in questi luoghi e che hanno il desiderio di essere più visibili all'estero e che hanno dei limiti metodologici, linguistici. E quello che dobbiamo fare noi, secondo me, è sempre cercare di portarli verso una loro diversa dimensione, perché le capacità ci sono ed è solo esclusivamente attraverso l'interlocuzione con noi, non solo con noi che siamo lì in missione, ma con altre persone che vengono da altre strutture universitarie, e la presentazione costante dei dati in contesti di rilevanza internazionale. Questo, lo sai, è stato sempre il mio assioma, e ho rotto sempre le scatole a tutti voi, perché si fa un preliminary report subito dopo la prima missione, subito dopo la seconda, in modo tale da avere già fuori pubblicati i primi dati. Poi lentamente si inizia a elaborare tutto, ma bisogna pubblicare tutto per far capire che cosa stiamo facendo e su cosa stiamo lavorando. Ci possono essere errori, come diceva Guillermo Algazzi, in questo sono molto americano, cioè in questo devo dire sono stati gli americani, insieme a Massimo Vidale, che mi hanno insegnato
publish the data first, prima i dati e poi fai le elaborazioni teoriche. E quindi, come poi avete visto, sia il Benvenuto Tepe, ma anche a Titish, anche a Ginevra, quando ho partecipato, l'obiettivo è sempre pubblicare nei primi 2 anni 2 preliminary report che possono essere pubblicati, cioè rapporti preliminari di scavo che possano essere pubblicati in breve tempo possibile. Utilizzavamo tendenzialmente Anatolica o Ancient Eastern Studies, che devo dire continuiamo a pubblicare i nostri report, e in 6 mesi, un anno massimo, abbiamo sempre pubblicato i dati preliminari, e poi con calma si lavora sul final report. Questo sia un aspetto, sì, senz'altro un aspetto che ti contraddistingue nell'attività scientifica, e che, con cui sono assolutamente d'accordo, che però devo dire, e questo mi sembra sia oggettivo, non è riscontrabile nella gran parte della comunità scientifica, anche che conosciamo noi, no? Soprattutto forse non nel nostro ambito disciplinare, quanto negli ambiti, negli altri ambiti disciplinari, riferisco alla archeologia classica, cioè trovo anche per esperienza personale, anche noi con CAMNES, per i diversi progetti che abbiamo, che si ha il timore di pubblicare il dato e si aspetta a pubblicarlo solo quando si è avuta la possibilità di interpretarlo, che comporta un allungamento dei tempi, come giustamente dicevi. Dice, mi trovo assolutamente d'accordo, l'idea di pubblicare il dato, metterlo a disposizione della comunità scientifica, perché anche la comunità scientifica possa dibattere su quei dati nell'attesa di un'interpretazione. Ecco, io mi unisco invece a questa domanda, perché c'è una domanda, solo che probabilmente dall'esterno non si riescono a vedere i commenti, quindi ecco, mi sono inserita, scusate. Non vedo niente, vedo te adesso. Una domanda da parte di Roberto, che chiede: oggi come oggi, secondo voi, ha senso studiare in Italia archeologia del Medio Oriente? Sì, e sempre di più, nel senso che devo dire, il vantaggio di oggi rispetto a quando ero ragazzo io, ma forse anche Stefano, vi erano 3-4 luoghi. Oggi hai molti, molti più spazi e non ci sono conflitti. Questa è la cosa, l'aspetto interessante, c'è una grandissima collaborazione tra tutti noi. Forse c'è stato, devo dire, un aumento della qualità, insomma, ovviamente porto acqua al mio mulino, un aumento della qualità nell'ambito della ricerca archeologica del Vicino Oriente. Ci sono tante cattedre e tanti studiosi di rilevanza internazionale. Non è un caso che l'ICANE, che è il convegno più importante del Vicino Oriente, si sarebbe dovuto tenere a Bologna ad aprile, si terrà l'anno prossimo, dove c'è Niccolò Marchetti, c'è Daniele Morandi a Udine, c'è Davide Nadali a Roma, Francis Pinnock a Roma, Lorenzo Nigro a Roma. A Roma ci sono 5 cattedre di archeologia del Vicino Oriente antico. E non è un caso che archeologia nella classifica, cos'è, Q&S, archeologia, il dipartimento di archeologia, la sezione di archeologia del Dipartimento di Scienze e Antichità, è stata valutata come il 7° migliore programma di studi al mondo a Roma. E credo che ci sia un aumento di livello qualitativo in ambito archeologico. Devo dire, quando poi ti confronti con la siriologia e con la storia, lì c'è stata una diminuzione, perché tanti sono andati in pensione e non sono stati sostituiti. Però se pensi a Giusfredi, adesso mi ricordo più se è Pavia, a Verona, o Lorenzo Alfonso, che è tornato nel NYU e adesso sta a Pavia, Stefano De Martino a Torino, io credo che ci sia una bellissima comunità e ci sono tante opportunità. Quello che consiglio sempre agli studenti è: fatevi le ossa triennale e magistrale in Italia e poi fate il dottorato fuori se volete. Io, come diceva Stefano, ho avuto la fortuna o sfortuna, non lo so, di aver vinto subito il dottorato a Napoli quando stavo per andare a San Diego a studiare con Guillermo Algazze. E alla fine sono rimasto in Italia, però ero già pronto per andare a fare il dottorato negli Stati Uniti. Tanti dei miei allievi sono stati in giro e ribadisco, ne ho una che si è appena dottorata a Durham, uno dei migliori programmi di archeologia, triennale e magistrale a Catania, un'altra che era a Vienna e che è rientrata a Catania, uno a Stanford, un altro a Cambridge in questo momento. Quindi la qualità è basata sul rigore dei docenti, cioè guardate sempre quanto
i docenti, come diceva prima Stefano, sono rigorosi nel loro approccio alla ricerca scientifica, e questo è quello che noi facciamo, quasi tutti gli studiosi del Vicino Oriente, antico, dal punto di vista archeologico. Se vedete io, Davide Nadali, Niccolò Marchetti, Lorenzo Nigro, Daniele Morandi, siamo tutti lì a pubblicare quasi subito i nostri dati, e condividiamo diversi approcci. Daniele è più bravo per esempio nel landscape archeologico nel periodo neoassirio, io mi occupo più di cultura funeraria religiosa e approcci antropologici. Quindi c'è anche questo rispetto delle specificità. E fra un po' voglio parlare proprio con Daniele Morandi di questa possibilità di creare una rete, perché credo che in questo momento, data anche le tecnologie, credo che sarebbe bello per noi essere sempre più in rete ed essere sempre più attivi nelle cose che facciamo. Se siamo alla conclusione più o meno, se mi concedi, c'è un aspetto che mi ha sempre affascinato e devo dire è molto personale, però tu lo hai detto prima, se non sbaglio, hai conosciuto Karen, che è restauratrice, forse questo l'hai detto prima, durante una campagna di scavo, e poi lei ti ha sempre accompagnato durante le campagne di scavo in tutti i progetti. Adesso viene anche Emilio, tuo figlio. Questo aspetto di fusione anche fisica tra l'ambito professionale e quello familiare è una decisione, immagino, che avete preso assieme, ma come la vivete? Per noi è un'esperienza straordinaria. Vediamo quanto reggerà Emilio, perché come mi disse Joshua Wright, il figlio di Henry Wright, che ha avuto un percorso simile a quello di Emilio, a 14 anni si è stancato, poi è tornato e ha fatto l'antropologo del mondo della Mongolia. È un'esperienza straordinaria per Emilio, perché conosce, in questo modo ha conosciuto culture diverse nel corso dei suoi quasi tutta la vita, quando aveva 2 anni, adesso ne ha 13, per 11 anni ha tormentato voi e tutti i miei studenti e allievi. È una bella esperienza, e devo dire, in un certo senso mi ha portato anche in luoghi più sicuri. Non vado a scavare in luoghi dove si rischia. È una di quelle cose, è una di quelle pregiudiziali che ormai ho, un dettame che ho dentro, e non vado mai in luoghi dove ci sono rischi di attentati o di guerra. Mentre quando ero ragazzino andai ad Aginebi e a Birecik c'erano un giorno sì e l'altro pure bombe che esplodevano. Quindi non faccio più quelle scelte di archeologia, chiamiamo, con l'elmetto, rischiare in contesti un po' rischiosi. Lo sapete, perché comunque sia anche voi avete famiglie, quindi condividete queste mie scelte. Quindi sono due cose che alla fine ormai sono fondamentali, cioè vado con la famiglia, quindi per me la missione è una missione in cui ci deve essere sicurezza e tranquillità, e speriamo, questo è il problema, che quest'estate si possa andare, perché questo è il dramma di tutti noi, perché in questo momento siamo qui a pregare che questa cosa termini, perché saremo noi forse quelli con più difficoltà a tornare in missione quest'anno, speriamo. Scritto all'ambasciatore a Baku, che ci appoggia, e ha detto di terremo informati. Vediamo, speriamo. Agosto, settembre, là, speriamo di poter andare. Bene, abbiamo trascorso più del tempo che ci eravamo prefissi, e ci scusiamo ancora per i problemi che abbiamo avuto inizialmente, e ringrazio ovviamente Nicola Raneri, è stato un piacere parlare con te. E vi do appuntamento, sarà il mio collega Guido Carducci la settimana prossima a colloquio con Stefano Giuntoli, io sarò a colloquio invece con Davide Nadali, che è stato più volte ricordato da Nicola, tra 2 settimane. E Valentina, se non ci sono, no, non ci sono altri altre domande, quindi vi ringrazio tantissimo, grazie Nicola, è stato un piacere. Ciao Valentina, grazie a te Stefano. Grazie di nuovo. Perfetto, ci vediamo allora ai 22. Yeah.
Ciao a tutti.